88 milioni di incasso a Firenze per la gara che vale lo scudetto tra Fiorentina e Milan. 87 gli inviati speciali. Folgorante inizio milanista, punizione di Lidl, traversa di Mazzola, rimpallo su Robotti, autorete, 1-0 per il Milan. Frustati dallo scacco, i viola si battono a fondo, ma da Soldan non si passa. Continua la pressione della Fiorentina, a momenti molto accaniti, Contuori carambola sul portiere rosso-nero. In contropiede Mazzola stanga imparabilmente a rete, 2-0 per il Milan. Non è doma la squadra viola, saetta Amrim nel sacco e accorcia le distanze, siamo 2-1. Nella ripresa la Fiorentina preme in cerca del pareggio, ma invano. L'attacco delle meraviglie non fa breccia nella difesa milanista, che lo obbliga a tirare da lontano. Rari i contropiede rossoneri, sempre pericolosi. La folla incita i viola, l'assalto continua, ma il Milan regge saldo l'urto e si districa bene nelle mischie. Danova mette a segno la terza rete, il Milan vince 3-1. Il cucciolo della compagnia fa capriole di gioia, ma vale davvero lo scudetto questa vittoria? Dall'incontro Roma-Lazio abbiamo scelto il mediano giallorosso Franco Zaglio, che porta sulla maglia il numero 6. È cremonese, ha 22 anni, alto 1,72 e pesa 71 kg. È sposato con un figlio. È costato 60 milioni. Giocava da interno, ma necessità tattiche hanno indotto i tecnici della Roma a schierarlo nella mediana. Si è rivelato nel ruolo calciatore di classe internazionale e ha vestito la maglia azzurra nel recente incontro con la Spagna a Roma. È un elemento prezioso di raccordo e di lancio. Il suo istinto di attaccante si rivela spesso in violenti tiri da lontano e in improvvise puntate sulla porta avversaria.